ma parliamo un po' sul legame tra il riscaldamento globale, cioè i cambiamenti climatici e la produzione del cibo. Il manifesto, come tutti gli anni, è il frutto di una commissione che lavora su queste tematiche e sono delle linee guida per dare tutte le opportunità di lavorare. Su questo tema in particolare la responsabilità dell'agricoltura industriale nella produzione di gas serra è enorme, enorme, non solo per i trattori, eccetera, ma anche perché tutta la produzione di fertilizzanti, pesticidi e poi anche in tanti casi allevamenti intensivi sono più inquinanti e creano più CO2 che tutte le macchine della città di Torino. Ecco. Allora, passare a una agricoltura più virtuosa è uno dei grandi obiettivi. Questa agricoltura più virtuosa oggi è rappresentata dal mondo povero che l'ha sempre fatta e quindi non ha niente da imparare, deve semplicemente realizzare delle nuove opportunità, oppure nel mondo ricco da delle elite del biologico, no? Ecco, io penso che invece si debbano unire queste due cose. Il difficile è su quegli stati che non sono né molto ricco né molto povero. Indovinate un po' quali sono questi stati che non sono ancora né molto ricco e non sono neanche più un mondo povero, questi qui in mezzo, uno ce l'ho molto vicino, ecco. Ecco, dove l'agricoltura, quella tradizionale, viene minacciata dal nuovo verbo, dal consumismo, e anche dall'appropriarsi di vasti terreni da parte di multinazionali e di imprenditori occidentali. Facciamo dei nomi, c'è la Monsanto e Pioneer in Romania. Beh, io questo lo so perché ormai. Sono stati fra i primi ad arrivare, Esatto, d'accordo. sulle spoglie di una civiltà contadina, no? Che viene estromessa. Questa è la cosa più vergognosa che si sta realizzando negli ex paesi dell'est, Romania, Bulgaria, eccetera, Polonia. Allora, bisogna creare un grande movimento di reazione su queste cose qui. Ma non c'è dubbio che se vivere in campagna, nell'immaginario della gente, è la povertà, la miseria, mentre invece la terra promessa è la città, allora abbiamo già perso la battaglia. Diciamo cooperativo tra i contadini e Questo è il danno più grande, il danno più grande che hanno fatto questi regimi che una volta si chiamava il socialismo reale. Il danno più grande è questo, hanno ucciso la speranza del socialismo, no? E uccidere la speranza del socialismo per ricostruirla è difficile, specialmente se il capitalismo si è offerto come un sistema di libertà, un sistema in cui tu ti appaghi i tuoi piaceri e quelli della tua vita, eccetera, eccetera. Per cui dobbiamo passare il deserto, bisogna attraversare il deserto.